dei titolari, insieme a De Frey, credo sia una cosa penso pure giusta. Io credo che invece la situazione semplice, se non ce la faccia, se non ce la fa Biglia, è quella di Cataldi, sì, che non cambierà il suo modo, che comunque ha portato dei risultati molto positivi, quindi sicuramente non cambierà. Sì, anch'io ritengo che con la squalifica poi di Parolo, con tutta probabilità l'infortunio di Biglia, che meno che di clamorosi ribaltoni non dovrebbe recuperare, sì, Cataldi in regia e Milinkovic e Lulic ai suoi lati. Penso che questa sia la soluzione comunque pure più logica in base a quelli che hanno giocato ultimamente. E ormai però una domanda che mi sorge spontanea, per quanto è un po' in secondario, però ci sono alcuni giocatori che davvero ormai non fanno proprio più parte del progetto, a patto che non abbiano mai fatto parte, come Leitner, Luis Alberto, non capisco, non vengono praticamente mai usati. A centrocampo qualche volta c'era stato comunque bisogno di qualche cambio, però addirittura Inzaghi giustamente alla fine ha preferito Murgia. Quindi mi chiedo pure perché la rosa a volte non venga sfruttata a pieno. Boh, forse. Beh, probabilmente non sono adatti, secondo Inzaghi, penso. Beh, a detta del mister, comunque sia, aspetta che arrivi il loro momento, almeno per quanto riguarda Leiter. Comunque sia, non ha mai espresso un giudizio totalmente negativo su questo ragazzo, e magari bisognerà soltanto aspettare un momento. Il discorso è che comunque sia, in questa emergenza, non dare la possibilità a Cataldi di iniziare dal primo minuto sarebbe comunque una grossa bocciatura. Quindi di solito il mister non dà mai per scontato la formazione, ma mai come questa settimana al centrocampo lui ci possa mettere poca mano. Anche perché poi comunque sia, dopo 3 giorni c'è una trasferta delicata in quel di Milano, quindi comunque sia, gestire la squadra, cercare di cambiarla tanto sarebbe comunque un grossissimo rischio che credo che lui non voglia correre. No, ma non credo che lo vorrà, penso. È finita con quella vita, no? Sì. Sì, ma noi la partita che più ci interessava era, avevamo detto, no, Gianfranco, Cremonese, sì, Livorno, che è terminata 3-2, quindi 2-3. Quindi possiamo dare come risultato più importante dell'intera giornata calcistica di lunedì sera questa di Cremonese e Livorno, terminato sul 2-3, le reti di Scarsella e Brighenti hanno avuto la meglio i livornesi con Lambrughi, Gasparro e Murilo. Quindi terminata la 18ª gara di Lega Pro, gruppo A. No, riguardo a Luis Alberto è interessante, c'era ieri sul Corriere dello Sport un trafiletto che ne parlava e dice praticamente: Luis Alberto è un mistero. Si sono perse le sue tracce, non è stato convocato per Genova, non figura in elenco da più di un mese, non trova posto in panchina dal 30 ottobre Lazio-Sassuolo, giovedì e venerdì non si è allenato perché era reduce da un problema all'adduttore sinistro, si contano più tribune che panchine e infortuni, si raccontano le sue giocate in allenamento più che altro. Scelto e acquistato per rimpiazzare Candreva, non ha più aggiunto minuti ai 27 collezionati da subentrato, sarà arrivato in ritardo di condizione, sarà che Keita e Anderson sono titolari, sarà stato indisponibile alcune volte, un fatto è certo, non si è ambientato, ha accusato problemi fisici e non ha convinto Inzaghi. Quindi Luis Alberto, comunque, pure dall'intervista, sì, che ha fatto qualche tempo fa, in cui dice mi piacerebbe il calcio, stava in stanza con Morrison, sarà in stanza con Morrison e Leitner, sì. E qui diceva mi piacerebbe tornare a Deportivo La Corugna, qua la Lazio non è come mi aspettavo, comunque considerate che è sempre un giocatore che la Lazio ha pagato 5 milioni di euro, quindi prima, sì, di liberarsene, conoscendo un po' il tutto come funziona, difficilmente lo darà via a cuor leggero. Sì, questo senz'altro.
Ragazzi, chi di voi mi sa dire che squadra è la Fiorentina di quest'anno? C'è stato un grosso cambiamento rispetto all'altro anno, dove comunque la Fiorentina è stata una delle protagoniste della passata stagione, è stata per larghi tratti tra le prime tre del campionato, addirittura ha avuto anche la testa della classifica per diverse giornate. Cosa è dovuta questa involuzione e che squadra dobbiamo affrontare domenica sera? Chi me lo sa spiegare? Bene, da chi partiamo? Partiamo da Alberto. È una squadra che, come diceva Andrea, prende gol più facilmente perché c'è Rodriguez che non è quello in forma come l'anno scorso. La difesa vedo che cambiano, questa sera c'era un certo Salcedo. Sì, però cambiano regolarmente la difesa, non c'è un Ilicic come l'altro anno. Sicuramente in mezzo al campo mi manca Borja Valero, non c'era anche Borja Valero, non so se per infortunio o per scelta tecnica, quindi in mezzo al campo fatica tanto, e poi non c'ha tutti i gol di Cagliari eccetera l'altro anno. Questa sera sono i primi due che ha fatto il Franchi, quindi rispetto all'anno scorso che segnava pure quando viveva in testa, la differenza la fa. Salcedo, come hai nominato tu Alberto, è squalificato per la partita contro Lazio, era diffidato e quindi non vedo questa grossa perdita perché non è un titolare. No, anzi, forse è pure un guadagno perché stava giocando piuttosto male nel primo tempo e aveva straperso il confronto con Ragusa, quindi era solo io credo che sia titolare. Sì, è quello che ha sostituito Alonso. No, Alonso l'ha sostituito Milic. Se non vado errando. Andrea invece da te volevo sapere qualcosa di più su questa squadra, su questa evoluzione poi che ha avuto la Fiorentina rispetto all'altro anno. Sì, ha avuto un'evoluzione, è stato anche a rischio esonero Sousa, ma io credo invece però che sia in una fase di crescita, ultime settimane è andata a vincere pure giovedì in campo difficilissimo e andremo a affrontare una squadra in crescita, per me buono, perché tutte quelle che abbiamo affrontato noi, Torino, Samp, sono tutte in crescita. Roma infatti che non era in crescita ci abbiamo perso, quindi potrebbe, no, ho detto, è una squadra che fa giocare, hanno un portiere che è vero che piace la Fiorentina, è pure un portiere che gli aiuta a prendere gol, hanno un buon centrocampo, per me. Come dicevi te, Andrea, comunque è una squadra che ti lascia giocare e noi facciamo fatica invece con quelle che ti aiutano. È diventata molto imprevedibile poi con l'inserimento del figlio di Enrico Chiesa. Sì, Federico Chiesa. È molto vispo, è molto imprevedibile, giocare sempre sullo stretto, veloce, nell'esecuzione. Sicuramente giocherà anche lui, perché ormai è anche molto Bernardeschi dipendente, perché se gira Bernardeschi che fa giocare particolari che io non conosco. Hai visto la Fiorentina, giusto? Hai visto la Fiorentina oggi? Sì, perché a me sta succedendo un po' qualcosa tra Bernardeschi, società, tifosi, che oggi ha fatto la sostituzione, non so se me l'ho accorto solo io, ma c'è stato un miscuglio tra una marea di fischi. Un po' non so se era un fischio per Sousa che lo faceva uscire o per cui che la prestazione è stata negativa. Per esempio qualche fischio hanno cominciato a farlo quando giocava pure la palla, poi dopo sembra un giocatore che ha la testa altrove. Allora, penso che sia legato pure al fatto delle dichiarazioni che ha fatto Sousa poco tempo fa, in cui disse Bernardeschi è un giocatore da grande squadra, non è da Fiorentina. Ci sarà sicuramente qualcosa legato, ma pure questo prende in giro, pure questo è un indicatore della stagione della Fiorentina. Sì. Il fatto dell'involuzione è pure dato dal fatto che comunque hanno fatto quasi mercato zero quest'anno, praticamente non hanno fatto mercato. Credo che a gennaio dovranno fare qualcosa perché nel mercato estivo non hanno fatto niente, quindi l'involuzione è dovuta pure a questo, il non miglioramento alla stessa squadra dello scorso. Secondo me è arrivata senza, un po' a fine ciclo senza qualche giocatore. C'è comunque in rosa, hanno comunque giocatori validi, hanno pure Ilicic che è un giocatore molto forte, però un po' l'eterno incompiuto, però è il classico giocatore slavo che fa della discontinuità
Ma ce lo ricordiamo pure a Palermo, faceva grandi prestazioni e faceva prestazioni da 4, cioè, e così era. Esatto, forse sì, sì, Ilicic è un talento inespresso perché potenzialmente è fortissimo, però ha questi, sì, comunque... questi alti e bassi. Ha pure un bel difensore, secondo me è pure sottovalutato, che è Gonzalo Rodriguez. Sì. Che è molto bravo. C'è qualche problema con la società, ma c'è poi, sì, sì, poi c'è, ne hanno, diciamo, hanno Badelli, comunque giocatori validi, ora Valerio, sì, la rosa comunque si mantiene sempre su buoni livelli, sì, sì. Però secondo me sì, si è rotto quel qualcosa con squadra, esatto, è stato un po' come la Lazio dello scorso, sì, anno, esatto, la vedo un po' quella stagione di transizione, nonostante comunque ovvio poi quando ci giochi contro nello scontro diretto è sempre un avversario temibile e mai da sottovalutare, però a lungo andare per il proseguo della stagione vedo la vedo anche fuori dall'Europa, non penso riuscirà a rimettersi in carreggiata perché ci sono troppe cose che non vanno. Sousa che ha questo rapporto di amore e odio poi con la piazza, che prima comunque viene decantato e poi per delle dichiarazioni è stato screziato, quindi certo, anche sì, anche perché poi è una piazza un po' particolare Firenze, comunque, dove diciamo certi tipi di dichiarazioni poi non sì, sono per un giocatore non è da Fiorentina, sì, è una grande squadra, no, ma la paghi poi, ma già inizio anno comunque al di là di queste dichiarazioni Bernardeschi, Sousa ha avuto un forte attrito con la sia con la società che con la proprio per il mercato con il mercato, sì, ma anche realista, forse anche altre dichiarazioni che ha fatto a differenza dell'altro anno, c'è un se non tutti contro tutti, piazza, esatto, allenatore, squadre, società, c'è un po' di caos, sì, che poi se andiamo a vedere con i tre punti di oggi la Fiorentina insomma non sta messa malissimo e deve recuperare giovedì se non tra un paio di giorni, sì, col Genoa, il Genoa un'altra partita, sta a 26 punti, si parte dal settima in classifica davanti al Torino e Inter, quindi voglio dire sta facendo il suo onesto campionato. E poi non abbiamo citato in tutta la rosa forse uno dei giocatori che ha fatto in un periodo pure un pezzetto di storia della Lazio, c'è ancora in rosa Mauro Zara della Fiorentina. Sì, anche lui comunque sia grossi problemi con la piazza e con la società, tant'è vero che non riesce più a avere lo stesso spazio che aveva nella finale, nella parte finale della stagione. Voglio dire, quest'anno ha giocato pochissimo. Sì, ha giocato pochissimo, veramente poco. Sì. Ritornando alle dichiarazioni di Bernardeschi, comunque sia, anche il giocatore stesso ha lasciato delle dichiarazioni un po' particolari, dicendo sempre che lui fin da piccolo, nonostante fosse nato a Firenze, è sempre stato lui e il padre tifosissimo del Milan, e quindi davano un impossibile trasferimento a gennaio, appunto, a Milano Sponda Rossonera, e da lì poi è nata, diciamo, l'attrito tra Bernardeschi e la piazza. Poi a Firenze, come ben ha detto Antonio, c'è uno che ti fa queste dichiarazioni, capisci che fenomeno che può essere. Mauro Zarate, 4 presenze e una rete quest'anno, sì, proprio poco poco. Zarate ha giocato il periodo in cui poco poco, il periodo prima del problema della moglie, credo, sì, che dopo comunque abbia avuto qualche problema personale, sì, dopo la cosa della moglie, quindi. Comunque, come ben ha detto Antonio, è una piazza molto particolare Firenze, che comunque sa esaltarsi, certo, sa, sì, esaltarsi quando deve, ma sa anche deprimersi in maniera drastica, pure, sì, drastica anche nei momenti dove non serve, perché come hai detto bene tu Gianfranco, la Fiorentina è al momento al settimo posto e se dovesse addirittura vincere il recupero con il Genoa, esatto, scavalcherebbe, sì, l'Atalanta. No, arriverebbe a pari punti con l'Atalanta, mi sembra. No, la scavalcherebbe. Se vince col Genoa, la supera. Scavalcherebbe. Andrebbe dietro di noi a 29 punti. Sì, a soli 2 punti. C'è il recupero. Però, beh, sì, la vedo comunque dura per la Fiorentina. Si recupera dal 27esimo minuto, se non erro, Genoa-Fiorentina. Beh, comunque, Genoa in casa Marassi, cioè, lo sappiamo purtroppo, per via di troppe esperienze negative. In casa fa delle prestazioni, sì, incredibili, poi va fuori casa. Ne sa pure qualcosa la Juventus, comunque, è caduta qualche settimana, sì, fa, quindi comunque non so, non la vedo, non riesco a ipotizzare una vittoria. Sicuramente non è facile. È un tipo di partita diversa, perché durerà 60 minuti, domanda... e non 90. Una domanda per uno, a partire magari proprio da Antonio: ti spaventa più la trasferta di Milano con l'Inter o l'impegno di domenica con la Fiorentina?
No, dico sempre Milano con l'Inter, perché San Siro purtroppo, vuoi o non vuoi, quello rosso-nero soprattutto è un po' ostico sempre per la Lazio, pure in annate in cui la Lazio, cioè come pure queste ultime in cui è stata più forte delle milanesi, ha pagato dazio, e in generale non so perché Inter e Lazio tanto...